Mamma mia, quante cose devo sentire, quante cose devo sentire. Calabrone Delfino, ragazzi, ormai sono fotomodello, perché non serve essere bello per essere fotomodello. L'importante è avere la roba bella e quindi mi manda la roba bella e io la promuovo. Trovate tutto sul mio Instagram, comunque Calabrone Delfino, trovate facile. Bello e fotomodello, parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Allora, ragazzi, ne sto sentendo troppe. Io capisco che estate non avete niente da fare, come i vigili qua a Milano che non hanno niente da fare e mi fanno la multa, no? Ho preso la multa oggi. Avevo torto, non avevo la cintura. Però di solito non mi avrebbero fermato. Mi hanno fermato perché era lì, non c'avevo niente da fare. Duomo chiuso, facevano 7 strade. Senta, ma la cintura? E c'ho i pantaloni quelli larghi? Niente, multa. Va, giusto così, giusto così. La faremo pagare a qualcuno. Detto questo, che mi interessa poco, cioè io continuo a sentire robe proprio a caso. Maxi intreccio Juve Milan. Tra l'altro gli stanno dando veramente Kalulu. Cioè, sti imbecilli gli stanno dando veramente Kalulu. Ma ormai ai tifosotti, aziendalisti, ormai va bene tutto. Va bene tutto. Arriviamo a 30 punti dalla prima. Siamo arrivati ai secondi, va bene. Usciamo ogni anno dalla Coppa Italia da sempre. Ma va bene, che ci interessa. Perdiamo in Europa lì con la Roma. Ma va bene. Ci vincono lo scudetto in faccia. Ma va bene. Non facciamo mercato. Prendiamo gli ultimi arrivati. Quelli che costano poco. Non superiamo mai i 20 milioni. Non superiamo mai gli ingaggi. Ma va bene tutto. Ai tifosotti va bene tutto. Siamo noi. Ma siete voi che vi lamentate sempre. Sempre vi lamentate sempre. Vi lamentate sempre. Invece va bene tutto. Non vi dovete lamentare, va bene tutto. Leggo, oltre Kalulu, che diamo alla Juve Kalulu un regalo, tra l'altro, neanche l'obbligo. Tutti vorremmo l'obbligo. No, tutti vorremmo che non glielo dai. Forse non è chiaro, principe dei permalosi. Forse non hai capito, Chicco. Non è che tutti vorremmo l'obbligo. Tutti vorremmo che non glielo dai, che è una cosa diversa. Però forse è difficile da capire. Tanto ho visto che mio amico benzinero ha fatto la live reaction a Suma. Il giorno prima dice una roba, il giorno dopo dice un'altra. Oltre a Kalulu, sento dire Milik. Prendiamo Milik. Cioè, penso che giocatori rotti ne abbiamo, o no? Cioè, giocatori che non fanno 2 partite di fila li abbiamo già. A me piace Milik, però giocatori rotti, penso che ce l'abbiamo già o no? Ce l'abbiamo. Tra l'altro, a quel punto, perché non ti sei tenuto Colombo? Nella follia di avere Jovic numero 9, seconda, ma perché alla fine non hai tenuto Colombo? Che comunque è italiano, è giovane, ci sta anche nelle liste. Ci sta pure nelle liste, è italiano, è del tuo vivaio. Cioè, non è solo italiano, è italiano del tuo vivaio. Ci stava anche nelle liste. Cioè, per non avere nessuno, te lo potevi tenere Colombo. Tanto gliel'hai dato gratis. Non è che dici, vabbè, ti pagano. No, gratis. Potevi tenerti Colombo? Vabbè. Neanche Colombo ci siamo tenuti. Manco un piccione lo sort. Né un Colombo, né un piccione. Quindi Milik, direi anche no. Ok. Poi leggo McKennie. Ma santo Dio. Abbiamo 77 incursori in squadra. Cioè, l'unica cosa che non ci serve è un altro, l'ennesimo incursore. E leggo pure, ma il Milan preferisce Fofana. Ma sono due ruoli diversi. Cioè, uno è un centrocampista di contenimento, un altro è un incursore, che già ce li abbiamo, perché ce li abbiamo tutti i incursori, da Musa, Pobega, Loftus-Cheek, che noi li adattiamo perché li dobbiamo adattare, ma sono tutti incursori. Ci manca un altro incursore? Cioè, non so, c'è qualche altro problema che vogliamo risolvere alla Juve? Juve, non è che c'è qualche altro problema che te lo risolviamo noi. Che problema c'hai? Dici, che problema c'hai? Chiesa? Te lo risolviamo noi anche quello, che già sarebbe qualcosa di buono. Ma anche lì, primo siamo coperti.
nel senso che l'unico ruolo che siamo coperti è proprio l'esterno, no? Abbiamo Pulisic, abbiamo Leao, abbiamo Chukwueze, abbiamo Salemaker, tanto gli vogliono pure dare, leggo pure che gli vogliamo dare Salemaker, leggo per Chiesa, gli risolviamo un problema e gli regaliamo pure Salemaker. Ma in ogni caso, per quelli che non hanno capito, il Milan quegli stipendi non li paga. Cioè noi abbiamo risparmiato fino ad oggi per spendere i soldi per lo stipendio di Chiesa. Ma siete matti? Ma noi siamo una squadra di risparmiatori. Dovremmo essere a Genova, proprio genovesi, risparmiatori, e invece siamo a Milano. Ma non siamo tirchi, siamo avveduti. Ci chiamiamo AC Milan Avveduto. AC Avveduti. Noi siamo l'AC Avveduti. Perché spendiamo solo se c'è da, come ha detto Ibra, se c'è qualcosa da migliorare, se no no, noi siamo, cioè, si buttano mica via i soldi, non si buttano, non si buttano, noi siamo una squadra di avveduti, non si buttano via i soldi. Nel frattempo, mentre risolviamo i problemi alla Juventus, loro fanno una squadra, no? Ma te la butto lì. Inserirsi nell'affare con Miners e ne spendiamo 60 milioni. Poi che ingaggio gli danno a con Miners? Ma sai che forse non gli danno neanche tanto. 4-5 potremmo dargli anche noi. Non prendiamo manco Samardzic. Ma io mi domando e dico, no? Ma il santo Dio di trequartista, che per Fonseca è fondamentale, tolto Pulisic, che lo fa benissimo, potremmo prenderne uno di ruolo o no? Abbiamo Liberali, che tra l'altro è ottimo, Mattia, e allora ci teniamo i Liberali, perlomeno speriamo di vederlo giocare, perché l'altro giorno l'ha fatto giocare 20 minuti, poi l'ha tolto per mettere Pobega. Quindi se, guarda, sarei quasi contento se facciamo giocare, almeno facciamo giocare i giovani. Il problema è che noi poi li regaliamo i giovani, come Calulu, appena noi li regaliamo. Anzi, speriamo non viene qualcuno a offrire 3-4 milioni, che sennò gli diamo pure quello, perché noi siamo avveduti e stupidi. Stupidi e avveduti, che di solito non sono sinonimi. In questo caso, anzi, di solito sono sinonimi, e anche in questo caso. E quindi noi siamo così. Siamo gli avveduti. La cimina degli avveduti. Devo trovare bene. Scrivetemi qua sotto bene il nome, che adesso me lo studio un po'. Acimina avveduti. O se no faccio avveduti di Milano, gli avveduti di Milano. Devo studiarmi bene il nome. E tra 3 giorni, 4, inizia campionato. Stasera c'è la Supercoppa, che è su Sky, quindi non la guardo. Aspettiamo il Torino e vinciamo col Torino. Occhio alle scommesse, che a breve parte anche lo sponsor delle scommesse. Occhio, col Torino vinciamo.